A Sportabilia adesso di nuovo storie dell'altro calcio. Un pallone davvero per amico. Tra i tanti modi possibili c'è anche quello praticato dai giocatori con disagio psichico. Un evento in primis, Matti per il calcio, proprio così. Ogni anno allo stadio Martelli di Montecatini Terme, ormai tradizionale appuntamento. Altre analoghe iniziative poi in ambito locale durante il resto della stagione, sempre all'egida garanzia della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, nella piena, ancorché proficua, collaborazione coi vari centri di salute mentale dislocati sul territorio. Parola al grande mister per cominciare. Mister, vieni col pallone verso di me. Sei il mister tu dell'Arezzo. Era tanto tempo che giocavo e volevo cambiare un po' il mio mestiere. Così sì, sono diventato allenatore. Squadra forte? Sì, squadra forte. Te la giochi a questi matti per il calcio? Sì, che gioco a questi pazzi del calcio. Ah, pazzi, non matti. È questa la parola ufficiale. Pazzi o matti? Beh, matti e pazzi. Chiaro e tondo, senza star lì a prenderla troppo larga, Fabio. Proprio come un pallone che rotola e di nuovo riapre verso la normalità della vita, oltre il buio che c'è stato. Disabilità vera quanto inconsueta, vien da dire, fra gli svariati modi del nostro calcio c'è anche quello alla pratica dei giocatori con disagio mentale. Sicuro comunque che per ognuno di loro, siano ragazzi o uomini fatti, valgono le rispettive storie per partita da giocare in campo, ma soprattutto fuori dal campo. Sì, io ho affrontato un brutto periodo, sono entrato in psichiatria e da lì diciamo che vedevo come il tunnel, il classico tunnel dove, dalla quale non si poteva uscire. Lo sport ci aiuta proprio a evadere dal nostro quotidiano fatto di pensieri tante volte negativi. E il calcio ci aiuta a trovare, a socializzare, a trovare degli amici. Più si fa e meno si pensa e meglio si sta, insomma. Va pensiero Parma, Botoli Ringhiosi Arezzo, realmente Roma, Folletti L'Aquila. Già a scorrere alcuni nomi dei club in gara, cosa buona e giusta sorriderci sopra. Un pallone per amico e vien fuori Matti per il calcio, tra i progetti fondanti della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, all'ormai tradizionale ritrovo una volta all'anno allo stadio Martelli di Montecatini Terme per le finali nazionali. Io giocavo in terza categoria e un calcio che secondo me è un po' in questo senso marcio, ok? Poi ho scoperto questa famosa fantastica realtà, mi ci sono subito trovato e ho voluto continuare. E per me è qualcosa di speciale, di estroverso, di condividere con i compagni qualcosa di bello, di positivo, anche nelle sconfitte, tutto ciò che ci divide nel calcio ci unisce. Allora, io sono un grande appassionato del calcio, adoro correre con la palla, fare gol, sono juventino e quindi cioè, io quando, a casa mia quando gioco con mio amico corro e sfido gli operatori. Sono bravi gli operatori? Sì, non sono, sì, due non sono dei calciatori, però sono bravi. E come nel meraviglioso contributo degli operatori sociosanitari, i primi a darsi nella vita di tutti i giorni e altrettanto i primi a darsi sul campo, dubbio mica da poco compreso. I matti sono loro, i matti siamo noi. La curva gaussiana di normalità, questo dicevano anticamente gli psichiatri, non si sa dove inizia e dove finisce. In realtà la follia è un filo sottile. Io credo che tutti noi abbiamo il nostro lato folle ed è anche bello così. Noi abbiamo iniziato un po' di anni fa, devo dire, no? Dalla consapevolezza che
non bastava, non so, la terapia per riabilitare le persone e reinserirle un po' in un contesto sociale, ci voleva qualcos'altro, soprattutto ci voleva una normalizzazione, che era quello di quello che avevano già fatto, che facevano, si faceva sempre da piccoli, che tutti facevano, che era giocare, perché il gioco mette insieme le persone e le rende libere di esprimersi e di sentirsi anche importante. L'accesso all'area ludica non è facile per tutti. Abbiamo utenti che al ritorno da esperienze di questo genere si chiudono in casa, ci si chiede il perché. Nel momento in cui si prova il divertimento, l'accesso allo stare con gli altri, si rientra nella propria realtà e magari non ci si riesce, questa cosa fa cadere in depressione. Quindi è un aspetto molto delicato da affrontare, anche se sembra poi che ci sia solo divertimento, gioia. In realtà c'è un affrontare degli aspetti della vita che sono molto difficili poi al rientro a casa. Noi rispettiamo anche chi, per esempio, dice no, non mi interessa, però li invitiamo comunque a venirci a vedere, perché tanti vengono a vederci e poi dopo iniziano a giocare, perché venendo vedono un gruppo che comunque rispetta gli altri, le diversità, rispetta i ruoli, è un gruppo che è accogliente, che è importante e quindi accettano poi di entrare, giocare, partecipare a vario titolo. Matti per il calcio a Montecatini, l'evento clou allora, avanti il resto della stagione al segno di analoghe iniziative sul territorio promosse dai vari centri di salute mentale nella regola della pratica integrata, con un fitto calendario di partite o di veri e propri tornei fra le squadre dei CSM alla sfida contro squadre regolarmente iscritte ai campionati dell'Unione. Un giorno WISP ha capito che si poteva lavorare con un progetto compiuto anche dentro il disagio mentale, il disagio psichico. Beh, questo ci dicono i medici e i dottori, vale a dire nella cura fare un'attività sportiva riduce quelli che sono i farmaci e anche i ricoveri di questa tipologia di pazienti. E WISP ha detto ci siamo. Ecco, noi ci crediamo fermamente. Insomma. Tutti matti per il calcio. Tutti matti per il calcio. Con le lumache. Andiamo, dai. Andrei per primo, tutti gli altri dietro.